Benvenuti alla Fisica Criptonite. Questa è un'introduzione al nostro video principale, la fisica della criptonite. Ci hanno detto che siamo tutti su una rotazione che si muove, che a sua volta è su un'altra rotazione che si sposta e che insieme viaggiano intorno all'universo, senza mai causare nemmeno un'increspatura sul bordo dell'acqua. Esploreremo questo con la fisica conosciuta senza nessuna teoria. Prima di arrivare al video finale, ci sono 4 video informativi. Non avrete bisogno di una calcolatrice, ma semplicemente di un righello e di un goniometro. Il primo è un'introduzione sulla somma vettoriale per permettervi di comprendere che due o più velocità agiscono su di un punto, e quel punto è la somma di tutte le velocità. Il secondo è un breve video che spiega il moto circolare e gli effetti sulla massa. Il terzo vi introduce alla rotazione del corpo rigido con traslazione. Vi aiuta a capire la differenza di una massa con una rotazione da sola ferma rispetto ad una rotazione che si sta muovendo. Poi avremo i sistemi di riferimento inerziale del moto relativo, specifici per un punto su una rotazione. Come due posizioni relative cambiano la matematica per una massa con una rotazione in movimento, ma non la realtà per quella massa. Come sono stati usati i sistemi di riferimento inerziali per ingannarci tutti. E il video finale utilizzerà la conoscenza che avrete acquisita dai precedenti 4 video e vi condurrà ad una conclusione inevitabile. In lingua inglese, kryptonite o kryptonite significa l'unica debolezza di qualcosa o qualcuno altrimenti invulnerabile. In italiano possiamo dire semplicemente il tallone di Achille.